come diceva Lucio Battisti, uno scoglio non può fermare la marea che monta. Inizia così, prendendo in prestito una canzone di Lucio Battisti. Non le ha mandate certo a dire, ma le ha dette apertamente in un comizio post elezioni. Stiamo parlando di Ferdinando Laghi, sostenuto dalle liste civiche, da Italia dei Valori e da FLI, che ha sfidato il candidato del centro-sinistra Mimmo Pulito al ballottaggio del 20 e 21 maggio scorsi, ottenendo 5.030 voti, i quali non sono tuttavia bastati per diventare il nuovo sindaco di Castrovillari. Dottore Laghi, un comizio post elezioni perché? Ci sono tantissimi motivi, anzitutto il primo e il principale è quello del ringraziamento alle 5.030 persone che hanno appoggiato un progetto di cambiamento per la città e ognuna delle quali non ha ricevuto nessuna promessa individuale ma soltanto una prospettiva di cambiamento e quindi il bene comune per la nostra città. E successivamente ovviamente nel comizio parleremo naturalmente anche della campagna elettorale appena trascorsa, evidenziando alcuni aspetti che credo siano importanti anche per capirne bene l'andamento. Noi, ha dichiarato, abbiamo fatto una campagna cristallina il cui esito finale speravamo fosse diverso. La campagna elettorale è però chiusa, Castrovillari ha un nuovo sindaco a cui facciamo di cuore gli auguri. Poi inizia a togliersi i sassolini dalle scarpe senza risparmiare nessuno. Se vai al ballottaggio vinci senz'altro, perché se vai al ballottaggio col centro-sinistra naturalmente il centrodestra non voterà mai il nemico fra virgolette politico storico, se vai e quindi naturalmente si rivolgerà alle liste civiche, al moderatismo, alla città rappresentata dalla nostra coalizione. Se invece vai al ballottaggio col centrodestra, sicuramente il popolo della sinistra non voterà mai a destra, tanto più che in tante vertenze territoriali, calabresi e fuori Calabria, noi abbiamo lavorato gomito a gomito col popolo della sinistra, non con i vertici locali della sinistra, con la gente che sui territori si spende per la democrazia, non che fa comunicati stampa e lavora a tavolino. È quello il popolo della sinistra con cui abbiamo dimestichezza e che ci piace. Allora dicevo, cosa si è verificato? Andiamo al ballottaggio col centro-sinistra, che però già ci aveva messo un po', come dire, in guardia con il ticket, con un partito che tanto di sinistra a Castrovillari non è, tant'è che veniva direttamente da 10 anni di governo col centrodestra, in cui pur trasferendosi rapidamente armi e bagagli a sinistra aveva dimenticato alcuni assessori ancora in carica quando è stato fatto il ticket col centro-sinistra. Per il resto è successo di tutto. È successo dove succede che il candidato a sindaco del centrodestra faccia campagna elettorale per il centro-sinistra fra il primo e il secondo turno. È una cosa che politicamente è incomprensibile. Non entro nel merito di valutazioni etiche, dico soltanto che è sorprendente un atteggiamento di questo tipo, è assolutamente sorprendente. È sorprendente che un rappresentante istituzionale del centrodestra, in comune e in provincia, violi le leggi che regolano il voto, le leggi elettorali, per dimostrare la sua fede per il centro-sinistra votando in maniera illegale. Era tanto l'ansia, voglio dire, la gioia di poter votare a sinistra, che non è riuscito ad arrivare alla cabina facendo un voto palese, manifesto, contro ogni normativa elettorale. Ma è una cosa veramente
non scomodo, non scomodo, non scomodo la categoria dell'etica. Dico che è un fatto sorprendente. Io ho trovato sorprendente ancora una volta che rappresentanti della destra, direttamente Fronte della Gioventù, Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, PDL, abbiano presidiato i seggi elettorali per spingere a votare il candidato di centrosinistra. È una cosa incomprensibile, assolutamente incomprensibile, prima che censurabile. Io trovo poco accettabile, e queste non sono illazioni, sono testimonianze visive di metà dei castrovillaresi. Non sono illazioni, basta prendere i risultati dei voti delle singole sezioni, dove fra il primo e il secondo c'è una sezione, la numero 13, andatela a controllare e andate a vedere chi ci vota alla 13, dove c'è stato il distacco massimo fra il centro-sinistra e il centro-destra, circa 400 voti al centro-sinistra e 140 a noi. In quei 400 voti c'è di tutto, c'è tutto l'arco costituzionale, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Buon per voi, perché alla fine pare, noi non siamo di questa idea, pare che per vincere si possa fare di tutto. Noi non lo crediamo, noi è paradossale, ma vogliamo vincere alle nostre condizioni, che sono le condizioni della città, per dare alla città un governo serio e stabile, e stabile. Nonostante tutto, però, è intenzionato più che mai a non mollare, pronto a dare battaglia dai banchi del Consiglio Comunale. Ma il nostro progetto per la città non è un progetto soltanto elettorale, cioè la nostra associazione e i partiti che ci affiancano funzionano tutto l'anno, e la nostra associazione è aperta da 6 anni. La nostra non è una sede di quei partiti che aprono 2, 3, 4, 5 mesi prima e chiudono il giorno dopo le elezioni. Il nostro è un rapporto continuativo con la città, e questo ci ha dato questa incredibile forza per raggiungere, ripeto, in 6 anni, siamo partiti da 12, siamo adesso 5.030. Ovviamente, dato che noi siamo già proiettati al futuro, non mancheranno gli spunti su quello che stiamo già facendo e su quello che faremo per la nostra città, anche diciamo, dai banchi della minoranza, che vorrei ricordare si è notevolmente rinforzata da 2 su 20 alla scorsa legislatura a 4 su 16 a quella attuale.